Salve ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo ancora qui in sala mensa, quindi su To The Moon, e sono qui con la nostra intro è sempre bellissima e fantastica, quindi la persona che sentite sta morendo, poverina. Tossisco sempre i fortuni. Esatto, infatti, cioè, per me è l'emozione del sapere che dobbiamo fare il video e quindi. La funzione del live. Sai, l'emozione del live, dici, oh mio Dio, sono così eccitata, devo fare il live e ti viene il coso, la tosse, ok. Quindi, come dicevo, ragazzi, la ragazza che sentivate tossire fino a poco fa è la mia carissima amica Kitty. Fai un salutone, Kitty, insieme alla tosse. Dai, ho già tossito abbastanza. Ok, allora, eravamo arrivati qui alla mensia, la mensia, stavamo parlando. Scusate, ok. E vabbè, dovevamo rompere il ricordo e proseguire. Non serve, non farò niente di stupido. Proprio. Ma tutti noi nel cuore speriamo di sì. Si Esatto. dice Rasengan, cioè prende tanti di Non quei so se punti. dovevo. Andiamo. Eh? Ka me Ah! no, oh santo cielo. Questo dovresti dirlo tu. Eccolo, vai. Ah! Ha rotto tutto. Me. Ehi! No, gli ha rubato la sfera. Non si fa, Eva. Non si fa, non si Non fa. devi mai bloccare qualcuno nel mezzo di una Kamehameha. Non dici mai che cazzo, porca troia, non riuscirà a bloccare nel mezzo di un Kamehameha. Cosa? Però è vero, non si blocca una Kamehameha. Cioè, a parte si rischia la vita perché. Ma dove hai vissuto se non lasci il Kamehameha? Oh. La prossima volta gli fa fare tipo un. Sì. Preistorica, Vabbè, antica. ma quello che ha inventato sto gioco mi vuole male comunque perché. Veramente. Dai, se Vediamo. tutto va bene ormai sto gioco l'abbiamo finito. Sì, no, manca poco, in teoria. Quelli cosa sono? Non lo so. Ah, uno zaino, ok. Credo. Sì, uno zaino, dai, su, che dopo sembriamo dei pervertiti. Perché non lo siamo? No. No, non siamo dei pervertiti, ragazzi. Non mi piace se siamo dei pervertiti. No, ok. Mood, mi basta. Cos'è? Ok. Oh, la sua casa. Dai, qua è un po' più bambino ancora, dai. Sì, infatti, qui posso ancora fare. Ehi! La mamma la fai tu, eh? Sì. Come la faccio la mamma isterica? Vediamo. Sta andando a scuola, mamma! Divertiti. No, aspetta. Come la posso fare? Divertiti, Joy! Ma che è la cattiva di Biancaneve? Divertiti, Joy! Così. Oh, il mio bambino! Scusa. Vai, scusa, a te la frase. No, l'ho già detta, stupido. Non l'ho sentita Ascolta. perché t'ho sovrappostato. Ok. Ok, allora andiamo avanti. Ma dove esce? Ah, Me ok. comunque mi è partita una tonsilla per fare qualcosa, scusate, devo bere perché sennò. Have a break, have a Kit Kat. Ok, basta. Scusate. Se fosse stata una ragazza, l'avrebbe comunque. Oh, ma che c'hai emoji? Vabbè, basta. Comunque chiamata col nome del nonno. Certo. Non suonerebbe così male, visto che finisce con Ei. Joey, Joey, Jolie, suona carino. Se si suona, Sì, la sì, 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 sì. la 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 la. Sì.
Dice, ma poi la gente comincerà a farsi domande, tipo, ma l'hanno finita le elementari? Le elementari? Sì, infatti ho detto anche così male, vabbè. Se ti suona tanto carino, perché non te lo sposi? Ah, gelosa, eh? Sì, molto gelosa. Poi si scoprì che loro sono sposati, si amano alla follia. Ironia mille. Sì, sì, proprio... Allora, vediamo nella camera da letto, non c'è nulla. Ma quello sarebbe un letto, non ci sono neanche i cuscini. È un letto di marmo, andava di moda tempo fa. Diversi libri con titoli poco leggibili. Ed era un ricordo. Wow. Un letto di cui non farà mai le zozzerie sopra, perché c'ha una fidanzata ebete. No, beh, questo è il letto della madre però, Chi te lo dice, scusa? Beh, sembra una... Vedi, qua quella di lui c'è il pallone, c'è... C'è, insomma, cos'è qua? Non c'è un padre, scusami. Non credo. L'orologio. Ecco, sì. Beh, ad essere sinceri, il ticchettio d'orologio deve essere veramente fastidioso. Ma, a me non mi ha dato fastidio il ticchettio d'orologio. Cioè, a meno che c'hai un pendolo... Cioè, a meno che c'hai un pendolo di 40 kg che quando fa tic, va tic, fa toc, proprio tic, toc, così. Cioè, manco avessi le campane in casa che ogni ora tinton tinclan blim blam blim blum blum blam blam. Infatti, cioè. Ci manca un ricordo solo. Andiamo a prendere il ricordo. Le olive! Hai finito? Scusa, un attimo di... Un'altra volta! Un baratto di cetrioli in salamoia. Ah, no, questi sono cetrioli, non so, olive. Porca puttana, sono senza parole. Ti fai sempre impressionare parecchio facilmente. Non posso fare. La nostra Kitty malata, poverina. Salute. Grazie. Porca Eva. Porca lei, porca Rosalind, ok. Rosalind. Andiamo. Prepariamo il ricordo. Na 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 na. Sì, vabbè. Cosa è un pallone. Oh, ci vedo bene. Ci vedi bene? Ecco, brava. Dai, non rompere il computer. Perché sono ebete? Vabbè, la taglierai. No, non taglio nulla io. No, ce l'ho fatto però, Sono peggio. Attiviamo il ricordo, vai. Di testa nel pallone. Io non parlo più. No. Se non cancelli quel cazzo di parola, io non parlo più. No. Ma nemmeno... Che cosa hai detto? Lo sai. No. Ah, c'è di nuovo quell'odore di incidente stradale. Ah, ok, sì. Guai a te. Ok. Dove siamo? La stanza di Dragon Ball. Vero, c'è un pallone però. Eva? Che diavolo è quello? Cosa? Ma che è? Che cos'è? Ecco che al gioco va a prendere una piega horror inaspettata. Che cos'è quella cosa? No, ma senti la musica? Non la sento la musica, però che cos'è? Quello è il suo prossimo ricordo. Ah, ma te! Ah, cazzo, scusa, vai! Vaffanculo, l'hai già detto tu. Vabbè, scusa. Sì, ma perché sembra così... Tanto la puta? Cosa significa la puta? Non ne ho idea. Sembra non stia collegando assieme i ricordi per ricostruirli. Ok.
credo sia un malfunzionamento nel sistema ADG del macchinario. Di nuovo, credevo che l'ultimo controllo dovesse durare per almeno mezzo anno. Quegli idioti del reparto mantenimento mi sentiranno. Ho paura. Ascolta, non preoccuparti, abbiamo già salvato molto della sua infanzia. Potremmo essere ancora capaci di farcela. Cos'è? Ma... va bene, ma non ho intenzione di parlargli di questo. Se riusciamo a farcela, non c'è bisogno che lo sappia. Cosa? Non vorrà andare lì dentro, eh? Pare. Beh, immagino che sia tutto, non c'è molto che possiamo fare qui. Sei pronto ai preparativi prima dell'attivazione? Ah, stiamo per arrivare nel vivo? Prima le donne! Ma, stronzo. No, dai! Non voglio andare nella macchia nera! Che peccato, io ci volevo entrare lì dentro. Ah, no, non entrano. No, infatti, non c'è entrato. Ma perché no? Ma... atto 2. Ah, quindi questo era solo il primo atto, ragazzi. Ammappate. No. Oh, siamo tornati nel mondo vero. Oh, alleluia. Il dottore era tuo? Non mi ricordo come lo facevo. Poi c'è tipo non disturbi, così. No, non era così. No? Vabbè, improvvisa. Non le disturbi. Non era così. Non era simile, dai. Ah, sì, ora mi ricordo. Forse non si sveglierebbero facilmente, ma hanno bisogno di concentrazione. Quindi? Non so. Ci siamo o no? No, non ci siamo. Ah, siamo tornati nel primissimo ricordo, quello in cui incontravamo John da vecchio, vedi? Mm-mm. Quindi devo rifarlo da vecchio. E questo... Com'era? Vabbè. E questo è tutto quello che so dirvi. Mi dispiace. Scusate se non posso aiutarvi oltre. Ah! Cioè... poi... allora ci faremmo bastare ciò che abbiamo. Già, Mi ero fatta un pisolo, scusate. Già, tutto quello che dobbiamo fare è collegare il tuo desiderio registrato di andare sulla luna alla tua infanzia. Che poi non ho ancora capito cosa cazzo c'entra, ma vabbè. Sì, infatti. Poi tireremo l'interruttore e voilà, sarai sulla luna in un batter d'occhio. Ho ancora una domanda. Se avete fatto sparire Lily, significa che potete alterare questo mondo. Eh? Lily chi era? Boh. Ah, sì. Tornando indietro con la memoria, tipo alle prime due parti, tre parti, insieme a lui, in questa scena c'era la sua infermiera, loro premendo i tasti sul suo tablet, visto che questo è solo un ricordo, l'hanno fatta sparire. Hanno lasciato solo lui. Vabbè. Allora non potete semplicemente far accadere ciò che volete e realizzare il mio desiderio qui ed ora? Ma che cazzo? Vabbè. Tecnicamente funzionerebbe se questa fosse la tua vera memoria. Dai, non fare il cretino, antivirus di merda. Che cazzo? Cosa intendete dire? Che cos'è tutto questo allora? Cosa sono io? Oh madonna. Questa è solo una copia, una tela sul quale lavorare, se preferisci. Mentre tu non sei nient'altro che un algoritmo scritto da Johnny.
abbastanza da copiare il suo aspetto, ma lontano dalla completezza. Tutto quello che possiamo fare è preparare questa tela in maniera logica. Sto a te. Ed allora, quando trasferiremo il tuo desiderio... Sì, scusate. Ed allora, quando trasferiremo il tuo desiderio registrato alla tua infanzia, la macchina genererà una nuova vita, una dove il tuo desiderio controllerà le tue decisioni. Il risultato di quello che verrà poi deciso solo dal vero John. Per cui vedi, anche se soddisfiamo te, tu sei solo un programma sola lettura. Voglio dire, possiamo resettarti quante volte ci pare e... Adesso basta. Oh, non essere tanto sensibile, non è reale, lo sai bene. Se ci credi realmente, perché gli hai spiegato tutto questo? Aia. Io sto cercando di risparmiare tempo. Andiamo. Mi sa che sei intacchiata. Vero? Dottore! Un dottore è una sega, cioè. Sì, ma... È davvero ciò che io sono? Mamma, ma potevo evitare di dirgli tutte quelle cose. Marco gli ha risposto, sì, infatti. Che tristezza. È stato un po' cattivo, eh? Oh, è qui? E beh... Ah, tutto il lavoro di una notte. C'è un ombrello, ornitorinco, ah. Oh mio Dio. Ah, questi sono tutti i vari ricordi che abbiamo raccolto. Oh mamma. Donna, quanto abbiamo raccolto. Ah, e qui c'è quello rotto che non abbiamo fatto. Oddio, ma io cosa sono diventato? Sono un girino. Almeno avvisami prima di farlo. Che posso dire? Mi piace fare il capo. Ti chiederei se è una battuta, ma ho paura che diresti di sì. Ah, pure tu. Vediamo di sbrigarci, mi sento ridicola in questa forma. Tutto quello che dobbiamo fare è trasferire il suo desiderio dall'ultimo ricordo al primo. Niente di più facile. Sì, infatti, più o meno, se capissi come fare. Allinea due ricordi uguali agli angoli per trasferire fino in fondo il desiderio. Ah, ok. Vediamo, qui di uguale ci sono... c'è il coniglio, credo. Ah, no, la pianta. Cazzo, ho sbagliato. Ok. Qui di uguale c'è il coniglio. Piccolo enigma. Ok. Non sembra tanto difficile, dai. Beh, insomma. Poi, qui un ricordo simile. Libro. Giusto? Ehi, Eva, guarda qui. No. Ma quanti anni hai? Oddio, quanto è scemo. Abbastanza. Sì, veramente. Qui si fa difficile, però, Perché... Ok. Detto in due parole, ogni volta dovrò fare un giro enorme. Ma così... Ah, ma basta che lo faccio una volta sola, io tornavo indietro, mannaggia.
qui ricordo l'orologio. Sì. Ok. Fatto. Oh, ma quanto son bravo. Oh, oh. Ora? Ding, questo è il massimo che dobbiamo su cui lavorare. Oi. Pronto a premere l'interruttore? Un attimo, se mi viene fuori il dialogo. Mi conosci, sono sempre pronto. A quanti minuti siamo? Siamo a 20 minuti ora. Madò. Dai, finiamo la scena e poi stacchiamo. E va bene, andiamo a vedere quali souvenir ci ha portato il bello della luna. Prima le donne? Non questa volta, no. Che stronzo. Che dici, stacchiamo? Eh sì. Ok, allora ragazzi, per il momento vi saluto. Ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video. E alla prossima parte. Ciao ciao. Ciao.